Oh, eccoci qua. Seconda tranche di DLC per King of Fighters. Come l'ultima volta che abbiamo coperto il team Garou, questa volta copriamo lo story mode, chiaramente, del team South Town. Chi sono questi individui? Andiamoli a vedere. Ecco, cos'è? Questa è una nuova impostazione, non c'era nell'ultimo update, però vabbè, diciamo va bene così perché tanto va bene un livello di difficoltà discreto per poter godere appieno. Praticamente abbiamo His Award. Esatto, New Challenger Ready to Brawl, dice l'announcer, perché ha scoperto che ho caricato DLC, ma in verità li ho già provati un po' per capire come hanno modificato il moveset. Abbiamo His Award, padre di Rock Howard, nonché rivale di Terry Bogard. Questi chi sono? Perché South Town è la città di Fatal Fury, dove sono successe un sacco di robe. Comunque della lore di King of Fighters è molto presente questo tipo di città, anche su Art of Fighting. His Hour è stato anche boss finale segreto di Art of Fighting 2, quindi anche persone come Ryo Sakazaki, Robert Garcia e King, se la sceglievi, potevano affrontarlo non morendo mai, non perdendo neanche un credito. Quindi ultima curiosità, poi partiamo. Loro sono vestiti eleganti come nella confezione, diciamo nella cover art di Real Bout Fatal Fury della PlayStation. Infatti quando avevo visto l'annuncio ho detto no, cavoli belli, però mi sarebbe piaciuto avere anche i costumi classici, infatti sono inclusi nel prezzo, infatti noi li sceglieremo con i costumi classici. Il Lee Kei in inglese e Yuji Yamazaki giapponese. Allora, ecco qua. E poi man mano andiamo a vedere chi sono. L'intro è sempre uguale, ma io ve lo lascio per completezza. Intanto controllo delle ultime cose. そこをです。前回の大会から存続が危ぶまれていたザ・キング・オブ・ファイターズの開催が発表されました。今大会の主催は前大会後に失脚、退職となっているアントノフ氏に代わり、新しく代表取締役に就任したアナスタシア氏となります。すでに世界中のファイターへの招待状は送付されているとのことです。クレメンス・ベラビーのマーシャル・メイケン、チャンネルはそのままで。ってわけだ。お前もおもり頑張れよ。 何がってわけだよ。他人に押し付けといてそりゃないだろ。やっぱり都会はすごいね。こんなに明るいと眠れないや。よく言うぜ。さっき立ち寝してた。おい、あんたは私がぶっ倒す。それまで他のやつに負けんじゃねえぞヘッドファン野郎。ああ、いきなり何だよお前。しゅんちゃん、いいか私はな。いつら、ちっ。おい、ちょっと待てよ。 しゅんちゃん。うん。言っとくけど、リーダーは私だからな。そこんとこ勘違いすんなよ。Insomma, sempre la solita storia. なんだよ。 Poi i passanti hanno una grafica molto peggiore di loro, sono anche proporzionati differentemente. Allora, team Sacred Treasure, subito. Allora noi direi iniziamo con il boss, con Geese, che ricordiamo c'è anche su Tekken, infatti, perché è un personaggio molto importante dell'SNK. Gli piace cadere di sotto dai palazzi, comunque, per chi non lo sapesse. E qui comunque ho visto prima un po' il moveset, è abbastanza complicato, un po' come lo era una volta. Infatti non riuscirò a eseguire tutte le mosse in modo eccellente, però adesso vediamo. Questo scenario mi ricorda dove affronti Ryuji Yamazaki, tra l'altro su Real Bout. Va bene. Geese con la sua posa senza guardia, come fosse Souser di Kenshiro. C'ha il double Hadouken, Hadouken normale. Ecco che non. C'ha ovviamente il counter. Per fare. Può sparare le bolle in aria. Oh, però siamo caldi.
Esatto, ha questa mossa che poi può continuare in vari modi. Con la mezzaluna all'indietro, sì, fa questo, questo colpo di palmo che può continuare con diverse cose. Oh, Iori, un attimo, si è scatenato. Volevo provare l'autocombo, però mi sa che si sono svegliati questi della story mode. Va bene, andiamo con Billy Kane. Billy Kane ha una sorella, Lily Kane, che è utilizzabile su Maximum Impact 2, lo spin-off tridimensionale. Lui allunga il bastone e mentre lo allunga può eseguire altri comandi. La sua classica lavorazione. Vedi, lo posso incendiare con... Vedi, posso fare, esatto, counterare. Puoi dare un'altra hit e basta. Però conviene incendiarlo a sto punto. E si fa con il pugno leggero, veloce. Light, eccolo. Lo può fare anche verso l'alto, in caso... così ci attaccassero dall'alto. E poi hai count a queste esattamente questo counter qua, perfetto. Lui è inglese di Londra proprio, però lui una volta aveva la bandana proprio con la bandiera dell'Inghilterra. Adesso sì, cioè, non so se l'hanno cambiata per altri motivi. Andiamo! Madonna! C'ha l'attacco antiaereo ovviamente. Vabbè, quello che rotta il bastone è un classico che ci può parare da delle bolle in arrivo. No, mi ha bloccato. E va bene. Finiamo Kyoko e Yamazaki, almeno li vediamo tutti. Comunque mi sa che il livello è un po' aumentato, perché l'altra volta che li stavo provando così mentre spiegavo... Ecco. Yamazaki è stato uno dei miei favoriti, c'è questo atteggiamento da classico teppista giapponese, un po' mafioso. Esatto, ha i suoi arti allungabili. Anche lui c'ha il counter, che è questo qua, che su Real Bout mi faceva morire. Madonna. E questa è una brava gente, è proprio la feccia di South Town. Proprio i peggio personaggi che puoi incontrare nella città. No, poi ci potrebbe essere un incontro, un evento. Io penso sempre Giz allora. Sì, oltre a loro anche comunque Yuri Sakazaki può incontrare Giz, in effetti, se non ci fai pensare. Solo che qua Yuri non è con suo fratello e l'amico Robert, ma è con il team Woman Fighter come una volta. Invece King è andata con il team Art of Fighting. Siamo al Pau Pau Café col mascherone di Mad Men di World of Heroes nello sfondo. Robert Garcia, ricordiamo italiano, ma i giapponesi così, Robert Garcia, come se noi fossimo spagnoli, okay. Quindi niente eventi speciali.
Poi più avanti mi piacerebbe imparare le combo di Geese, tipo quelle di Tekken, che sono fenomenali. C'ha questo che... Eccolo qua, bellissimo. Il volo della fenice tipo Souser. Secondo me un po' è ispirato a Souser. Chissà, non l'ho mai letta sta cosa. Però anche la posa con una guardia. Oh, cerchiamo di stare attenti. Poi c'è anche la fenice su... sulla cama, dai. Più palese di così è Souser, allora. Adesso ho fatto caso. Il simbolo suo è anche lui. Anche per lui è la fenice. Guarda dietro c'è Richard Meyer e Bob Wilson che preparano dei cocktail, sono i proprietari del Pau Pau Caffè. No, mi ha ucciso quel chip damage. Comunque sta tornando molto preponderante la lore di Fatal Fury, cioè veramente tutti i personaggi e scenari sono presi dalla serie Fatal Fury in questo capitolo, infatti mi fa molto piacere. Vediamo la finale globale di Lily Kane. Bellissima, cazzo. Il trap shoot, eccolo, di King, mia favorita solitamente. Ah, bello! Potevo fare ste cose? Perché ho voluto provare un altro comando. Niente, dai, ok. KO! This is match point for player one! Kuchimoto ni mo ne! Sore ja! Abbiamo Ryo Sakazaki. Perché si fosse connesso ora, ho visto, stiamo provando il nuovo DLC, i nuovi personaggi di King of Fighters 15, il team South Town, ovvero i più, i peggiori della città, insomma. Combo per lui. No, ok. Finiamo col grande Yamazaki. Final round. Ready? No, non è entrata. Cattivissimo. E ancora non abbiamo beccato nessun match speciale. Chissà con chi lo fanno loro. Sicuramente Geese lo fa con Terry Bogard o con suo figlio. Infatti se incontriamo il team Fatal Fury o Garot bisogna metterlo per primo. Beh, quel team Cronen, una specie di team Nest. Vabbè, stavolta partiamo con gli Yamazaki, facciamo il contrario. Your next challenger is team Cronen. Team Cronen che è una specie di branchia, cioè una specie di team Nest secondario, perché anche loro fanno parte, sono gente modificata con i poteri appunto del fuoco di vari elementi dalla Nest, no? Era per emulare il primo, no, il primo, uno dei tanti è K, che era per incanalare il potere dei Kusanagi. Round 1, ready? Infatti Cronen c'ha le stesse moveset di K9999, però era troppo simile a Tetsuo di Akira, come dicevamo.
Questa non ho capito cosa serve, forse per bloccare delle bolle. Esatto, c'è anche le testate esplosive, come dice Wikipedia. Chi ci abbiamo adesso? Akula Diamond col ghiaccio. Quindi posso sparare anche dritti, però anche in alto esattamente. Però con questo no, quelli sono esenti dalla contromonte. No, volevo fare questo, mi confondo ancora. Sono usciti adesso, quindi. Va bene, va bene. Qui anche una presa in verità, però. Però è complessa farla da vicino, adesso un giorno la vedremo. Che abbiamo Billy Kane. Comunque la sorella di Billy Kane esce con Joey Gash, infatti Billy Kane era infuriato nel finale del film Fatal Fury. Oh, non fa niente. KO! Player 2 needs a miracle! Figo sta nuova versione. Soltanto lui c'ha sta giacca di jeans, invece stavolta l'hanno fatto così. Reach for the top! Ready? Lui la può fare in un altro modo, ah no, così, oppure... Oppure in un'altra maniera, non lo so. Adesso arriviamo col boss. You cosa? Ready? Go! Sicuramente lui come finale c'ha Rashomon, vediamola. Ah no, fa Rising Storm. Ma forse si fa in un'altra maniera. These two know how to rumble! Winner! Omae mo shosen wa sono teido no zako to iu koto ka. Kudaran. SS. Ottimo. Ah, adesso c'è la cutscene di medio gioco. Di metà gioco. Tekokudori.工作する思いが集う KOF こそあなたたちがバースと呼ぶものの実体化に必要な力の発生源。バースって、あの化け物だろ。あいつは一体。バース。私たちは古くからの教えに従い、リバースと呼んでいるわ。本来ならこの世に現れるはずがないのだけれど、アッシュクリムゾンの一件で世界の隔たりに歪みが生じた。リバースの再現は免れ、 しかしアンプスペクターの力を持つ者、イスラとシュンへの協力があれば封印できる。
Ma certo. だけどリバースは倒せない。元いた場所に押し返すのは限界。何にせよ我々の目的に変更はない。バース、いやリバースを排除し事態の収拾を図る。私はあの無活徒ヘッドフォン野郎を倒せるってなんだっていいんだ。分かった。私は残ってもう少し調べる。では手はずどおり次のポイントで落ち合おう。イスラ、行くぞ。分かった。 Il team Rival assieme al team Hero comunque sono alleati per sconfiggere sto Vars Reverse. Quindi quanto manca? C'è la finale adesso. Il team Nest. E mettiamo. È uguale, dai, prima. I soliti, chi manca da loro? No, sono stato sostituito a Kula con Whip. E basta. A Team K-Dash non esiste più, quindi il Team Nest. Uno è Crone, nell'altro è K-Dash. Quindi anche questo stage di Fatal Fury. Round 1. Ready? Go! Double Rasuken! Double Rasuken! Double Rasuken! Tanto c'ha anche le finte come c'ha su Tekken. Posso farla bassa o alta overhead. E uno è fatto. Però c'è anche un'altra variabile, vero? Che è questa, esatto, alla Iaci. Questa non ce l'avevi mai avuta, mi sa. Ah, c'è anche la counter basso, che stavo provando diverse cose. Dai, non ci hanno fatto incontrare neanche un incontro speciale, peccato. Stato lui diventato, non so. Vabbè, è sempre stato un po' abbastanza robotico, però più quasi corazzato. Che Iron Man. C'è sto attacco che non so come si usi, forse è un incrossativo. This is just the start
of a new worldwide legend. Ah, beware of the dog. Winner! Ah, lui c'ha questo bastone a tre sezioni che si allunga però alla bisogna, mica è sempre separato. Oh, il team eroi. E niente, chi mettiamo? Mettiamo sempre questo. A stavolta Benimaru gli è toccato andare nel team eroi assieme a questi due nuovi allievi di Tang Furu, Tung Furu. Infatti c'ha il vestito leggermente cinesato, non so. The maker above didn't skimp out on this guy. He's got looks, money and super conductivity. Benimaru Nikaido. Saikou ni shibire sasete yaru ze. Round 1. Ready? Go! Double Rasuken! Rasuken! Yoku! Beat it! Fa anche, ok, l'altro il counter basso, non mi ricordavo quale fosse. An exciting battle from round one. Lui che ha la tecnica del pugno sonnolento. E no, comunque voglio dire che questo attacco qua è anche, se non sbaglio, quello con avanti to, no, con avanti X, questo qua servono per fare delle combo, almeno era così, però non possiamo sapere quali sono senza averle esplorate. Ti fa ribasso, io attacco alto. Se la ride Giz, let's go. L'ultimo che è Shunei. Già, usa queste mani, boh, vabbè. Io posso attaccare, no, perché va all'indietro. Va all'indietro quando la spara, se non sarebbe stato troppo forte. Io andavo così. Solo facesse più corta, vabbè, finita. Questi poteri troppo esagerati, non è che mi piacciono troppo, eh. Queste mani giganti. Quel frullino, cavolo, è fortissimo. The goddess of victory smiles upon the winner. Winner! Bello il rendering della pelle del giubbotto. Ok, adesso dovrebbe essere la finale o no? Oh, ok, perfetto. Adesso io metto Giz subito. Ah, però... Cavoli, devo vincere solo con Giz per fare il filmato, sicuramente. Terry me l'ha messo per ultimo. Porca miseria, vabbè, adesso vediamo. Poi in teoria ce la facciamo. Futicchio, uso delle mosse... così. Ok.
Usiamo delle mosse comode e cheap. Oh. The Satan of martial arts himself. His fists are a storm chaser's dream come true. Joe, gotcha. Ah, forse Joey Gashi lo fa con Billy Kane, io non ci ho pensato. Ma quanti metri fa? Prova. Cioè, devo cercare di arrivare a Terry per fare il... Oppure potevo morire e lo facevo con Billy Kane e Joe, sicuramente ci hanno un entrato. No, ma me l'ho parato, dai, stiamo attenti. Ciorepada. Stai attento. Perfetto. Adesso posso anche morire contro Terry, ma farà vedere un video, vediamo. Se non l'hanno messa un'entrata speciale, se non l'hanno messa è scandaloso, però carica un po' di più, eccola. Ghis Howard. Però qua non c'è, non siamo sopra l'ultimo piano della Ghis Tower, non mi puoi buttare sotto. Rising Taco è grandissimo. Ci sta, canonico. Lui torna da... lui va da Smash Bros. E noi torniamo da... da Tekken. Si sono allontanati dal loro gioco originale. Qua anche Billy Kane comunque è il semi boss finale di Fatal Fury, quindi Terry Bogard sa bene cosa fare. Oh, ci sta massacrando tutti. Allora, porca miseria, Yamazaki è rimasto. Vabbè dai, non dovremmo perdere. Ci senti? È aspettato il bastardo. Voleva mettere all'angolo. Adesso c'è il boss finale. Sanstan no Hiro mo zuibun to ochita mon da ze.
E gli eroi di South Town. Infatti quelli erano, diciamo appunto, i salvatori di South Town, invece noi siamo proprio i villain. Graficamente è proprio figo, certo, questo a differenza del 14 ha un lieve cel shading, lieve perché comunque le ombre sono quasi piatte in alcuni punti, però non fortissimamente. Non so come spiegarlo, comunque non è un puro cel shading, come magari Fighter Zeta. Insomma, adesso andiamo nella dimensione obscura. Un evento inspiegabile che è un classico di King of Fighters, come se loro non fossero abituati. Select order. Allora adesso c'è Reverse, che è diciamo la versione cattiva di Isla, no? Quella ragazza che abbiamo appena visto trasformarsi. E poi chi ci sarà, eh? Fa tu, come vuoi, bravo. Ready? Bisogna stare attenti, perché anche questo non è che... Ho trovato sta combo, adesso faccio sempre questo. Che non è altro che il calcio potente in aria e poi l'auto combo normale, quella. No, si ricarica, maledetto. Oh, quanto è infestato, eh? Ah, è proprio una presa, una command gun. Oh, dove l'ho sparato? Vabbè. Player 2 takes an early lead. Lei si ricarica un po', tanto un boss è da sola, ci sta che un po' di qualche tacca si riprende. Ah, sì, vabbè, manco tanto, eh. No, ho fatto il counter, però penso che devo farlo basso. Vuole morire. Io non ho capito se loro sono selezionabili, infatti non ho finito il gioco con abbastanza personaggi. Oh, devo stare attento qua.
に乗るのてめえが悪いんだぜ。That was a nail biter. Keep an eye on this matchup. Winner! さて、どこまでぶっ潰したら動かなくなるかね。まずは足から行かせてやんよ。Andiamo avanti. Boss sempre più strani man mano che si va avanti. Vabbè, lei non è difficile come un Rugal di una volta, oh, però bisogna stare attenti perché fa due o tre attacchi che tolgono tutta la vita o quasi tutta. Però magari con qualche trucchetto con Geese riusciamo a fare, vediamo. You. Round one. Ready? Go! Imparabile basso. Non voglio cantare vittoria troppo presto, ma... appunto esploso, questo non l'avevo mai visto. Poi non si ricarica la vita, almeno non nel modo tradizionale. Non so se la faccio, è quello imparabile. Il counter, questo è la combo. Mi sono parato, poi mi devo avvicinare e para subito, ma non ce l'ho fatta. Ah, non ce la fa, devo fare la seconda volta forse. Chi ha commentato? Ah, non c'ho la chat sotto. Pareva morto, eh? Muore tanto. Però non ce n'ha tanta, potremmo riuscire a farcela. Però adesso posso stare molto attento. Ai 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 ai. Porca miseria, lo sapevo. Vabbè. Però dai. Adesso ce la facciamo. Volevo vedere il commento che mi è arrivato, però non so da dove. Non avevo la chat giusta allora. Si può vedere la chat da qui? Allora, come si fa a continuare? Combatti ancora.
No, nessun servizio. Questi sono i servizi classici di King of Fighters. Chi ha scritto può riscrivere, che adesso ce l'ho sotto, ma non mi fa vedere quelli. I messaggi ricevuti prima, va bene. Spero che queste 5 persone siano anche gente esterna, sinceramente. Vabbè, skippiamo, l'abbiamo visto questo video. Vabbè, se parte con quello non ci si può fare niente. Sapevo che c'era quello. Sbagliato. Ha fatto quello imparabile, niente, va bene. Perché non sempre gli entra la combo. No, questo? Mai visto in Italia. Ma no! Poi non era neanche risuscitata ancora, va bene, dai. Comunque, di solito lo faccio alla prima, massimo seconda botta, ma stavolta la vedo brutta. Ma dai! Adesso mi uccido con un colpo. Basta che fa quello. Dannazione. Va bene, dai, let's go. Andiamo. Chiediamo un vantaggino. Salute del nemico. Dai, facciamo questa. Tanto questa è solo per la lore. Non l'ho mai fatto, però. Facciamo prima almeno. Vediamo il finale. Boh. È vero, una volta c'erano sti vantaggini, però nel 94 mi pare di no. In questi che ho giocato nell'ultima miniserie che ho fatto non c'erano sti vantaggi. Let's go. 50% però si risuscita chiaramente. Ci perdo a fare. Ho fatto peggio, guarda. Se rifà quello sono morto, ma abbiamo. Ecco, vabbè. Però ci abbiamo altri due. Skip skip, abbiamo già visto.
super cancer sprecata tra l'altro, perché ok, mamma mia, terribile. Ma dai, ho sprecato tutte le barre che avevo guadagnato, vabbè. Siamo punta a capo quasi. Dai, mi azzati, sì, mi azzati, dai, eh. Ciao. What a stellar fight! These two know how to rumble. Winner! ぶっ壊しても再生しやがるだな。バラシがいがあるってもったぜ。Niente, noi ci guardiamo il finale, vediamo cosa succede al team Southtown. あの謎の生物は確認することができません。前大会に引き続き超常現象に見舞われた KOF、 今回も AFBC クレメンス・ベラミーが決勝会場よりお送りしました。それではスタジオにお返しします。皆さんさようなら。Poteva far vedere loro che uscivano, vabbè, per rispetto. Oh, vediamo che succede. La città che non dorme mai. Bravo. Chi era Ain? Non mi ricordo. Quanti misteri.
Che bastardo. Ma infatti Ain, ho letto adesso, era sul 14. Infatti ecco perché non lo conosco. Nel team South Town con Geese. Passa la cresta, Buzzur. Tema fighissimo del 15. Comunque dopo i titoli di coda c'è un altro spezzone del finale. Now or never. Infatti questa la devo scaricare, bella. Vediamo la seconda parte, che succede. Ah no, prima c'è un altro po' di crediti, mi sa. Scena dopo, potevano farla dopo i crediti questi, non aspettare pure questi, vabbè. Disasters are circling around. Is there nothing I can do to stop from falling down? I need someone to call on, someone who'll be there. I need some help from a friend to get me out of here. Are you the friend I'm searching for? Somebody I can trust? I don't know what I'm ready for. If I don't
searching for somebody I can trust. I don't know what I'm ready for. If I don't act now, who knows when? I'll try anything. Hello, my friend. You take my hand. And the door I thought would never open opens up again. Hello, my friend. Whoa, whoa, whoa. You out on the other side is the best thing that I've seen. Is this what life is all about? Could this be what they need? Ok, vediamo la seconda parte del finale. Sì. Yatsura no ashidori wa mokka sousaku chuu desu. Kanarazu ya Gizu sama no gozen ni. Ecco, questa è la copertina di Real Bout per PlayStation. Hanno voluto fare questo omaggio, diciamo, dove solo loro sono vestiti così. E quindi niente, abbiamo fatto, abbiamo visto il Team South Town e ci vediamo al prossimo DLC e niente. Se volete rivedere in differita questo video all'omonimo canale su YouTube, Yamazuma, e niente. No, in realtà non è omonimo perché lì è Yamazuma. E detto questo, ci vediamo al prossimo. Buon.